una giornata che fa seguito a tante giornate con riferimento alle quali ho molto riflettuto. Quindi le scelte di oggi non sono leggi, non sono scelte estemporanee, non sono scelte dovute a fattori contingenti, a fatti accaduti nelle ore che ci precedono, ma è la maturazione di un percorso. Questa amministrazione è nata dalla rottura degli schemi, una giunta fatta di donne e uomini scelti direttamente dal sindaco, così come questa scelta di oggi, ed è assolutamente fisiologico che in corso di 5 anni questa squadra possa cambiare. Cambiare anche perché noi ci accingiamo a essere protagonisti anche di un percorso politico che ci veda impegnati non solo nell'amministrare la città, ma anche di voler raccontare questo laboratorio e questa esperienza fuori dai confini della nostra città. Allora sogniamo che possa nascere una classe dirigente veramente plurale, dove non ci si innamori delle poltrone. Le poltrone sono momenti che poi ci portano in direzioni diverse. Per me è iniziata una passione politica, non ho più la toga di magistrato, spero di farlo per tanti anni, questa esperienza politica, ma non credo si debba innamorare dei posti che uno ricopre momentaneamente. Quest'anno mi ha insegnato molte cose, mi ha fatto vivere tante cose e mi ha fatto anche capire che c'era bisogno di alcuni cambiamenti anche forti. Il tema principale è la squadra. Un allenatore di una squadra di calcio, facendo le debite differenze, un sindaco, un amministratore di un'azienda, per poter raggiungere dei risultati nel pubblico, nel privato e nello sport, deve avere una squadra coesa, una squadra forte, una squadra che si tiene per mano, si guarda negli occhi e che non ci siano mai colpi bassi. In questa esperienza di un anno non sempre la squadra è stata coesa. Certo, la coesione deve migliorare anche tra la Giunta e il Consiglio, tra il Consiglio e la Giunta, tra i consiglieri e gli assessori, tra gli assessori e i partiti, tra la giunta e i movimenti, perché quanto più questa condivisione della riscossa della città è plurale, articolata e attraversa la città, noi potremo raggiungere risultati straordinari. Questo è un momento drammatico del Paese, per quello che leggiamo in queste ore anche sui giornali, ed è drammatico anche nella nostra città, ma noi siamo assolutamente convinti che Napoli, ancora di più del nostro paese, ha delle opportunità straordinarie che noi vogliamo percorrere fino in fondo, e siamo convinti che da Napoli si scriveranno pagine molto importanti per la riscossa e la rinascita non solo della nostra città ma del nostro paese. Oggi io guardo al futuro, nel senso che il momento dei bilanci l'abbiamo già fatto in occasione dell'anno di vita della nostra amministrazione. Io do un bilancio considerato il momento drammatico che abbiamo vissuto, i tagli che abbiamo ricevuto, tutte le cose negative che hanno colpito la nostra città in termini di trasferimenti e di indebitamenti. Io sono assolutamente soddisfatto del bilancio della nostra amministrazione. Quindi sia ben chiaro che questo cambio non è un giudizio che io cambio perché do un giudizio negativo di quello che è stato fatto sinora. Però siccome noi vogliamo sempre migliorarci e dobbiamo amministrare per 5 anni, io credo che questo è un passaggio importante. Così come reputo assolutamente importante che un domani ci possa essere un rafforzamento anche del rapporto tra questa amministrazione e i partiti, ovviamente penso soprattutto ai partiti del centro-sinistra, ovviamente, ma la novità di questa amministrazione è anche un'amministrazione che in consiglio comunale ha la capacità di dialogare con franchezza e con lealtà anche con chi non appartiene al centro-sinistra, anche perché noi abbiamo l'ambizione di scrivere una pagina un po' diversa, che vada un po' oltre anche gli steccati che si sono
costituiti nel corso degli anni, proprio perché da Napoli si deve partire con una riscossa molto forte. Noi non abbiamo difficoltà a far sedere allo stesso tavolo il pubblico e il privato, sederci allo stesso tavolo di chi nella vita ha avuto più a cuore il capitale economico rispetto al capitale umano. Oggi noi cerchiamo di valorizzare tutti gli elementi della nostra città e da questo punto di vista avvertivamo la necessità, io in primis, di fare alcuni cambiamenti. Alcuni di questi riguardano le deleghe, perché ci siamo accorti con l'esperienza di 12 mesi, di 13 mesi, che bisognava intervenire su alcuni assessorati che erano particolarmente gravati di alcune deleghe e che non riuscivano a svolgere compiutamente la missione che gli era stata affidata. La giornata di oggi si unisce e si accompagna alle giornate dei prossimi giorni con la riforma della macchina organizzativa, perché se io prima ho citato come uno dei momenti critici quello della coesione in giunta in alcuni passaggi, un altro elemento non critico ma sul quale si deve assolutamente migliorare è quella di una migliore condivisione delle progettualità e del percorso tra il momento politico e il momento amministrativo. Noi non possiamo avere distanze siderali tra la decisione che viene presa dal sindaco o dalla giunta e l'esecuzione nell'atto finale di quello che si decide. Quindi la vera sfida che noi abbiamo nei prossimi giorni è quella della riforma dell'organizzazione comunale, e anche qui dobbiamo essere bravi da trasformare alcune decisioni del governo che non condividiamo affatto sui tagli e sulla spending review su opportunità, perché io sono fiero di essere consapevole del fatto che nella mia giunta, come in questa amministrazione, c'è un capitale umano straordinario, quindi la nostra capacità è quella di valorizzarlo e organizzarlo, e credo che questa è la più grande sfida che da qui al 15 agosto, almeno fino a quando poi riusciremo ad andare qualche giorno, almeno qualche giorno, a staccare un attimo la spina, credo che la sfida è veramente questa. Poi c'è stato bisogno, ovviamente vi consegnerò quel provvedimento, non vado nel dettaglio, proprio che non ci siano domande specifiche su questo punto, c'è stato un intervento abbastanza forte sulle leggi. Poi sono voluto intervenire su due punti fondamentali. Un primo, quello di dare rilevanza assoluta a due temi che saranno strategici soprattutto nell'autunno che si prospetta davanti a noi, che sono il lavoro e lo sviluppo. Non mi sfugge il dato che noi stiamo con questa scelta politica, che io trovo fortissima, innovativa e dirompente, correndo anche un rischio, che è quello di far apparire che ci carichiamo di una responsabilità che non ci compete, perché le politiche del lavoro competono ai governi, soprattutto i flussi finanziari alle regioni. Però io credo che i grandi municipi che scriveranno la storia nel mondo nei prossimi anni, e non è un caso che Bruxelles sta puntando tutto sulle grandi città d'Europa, non debbano dire la loro non solo quando ci sono i disoccupati sotto il palazzo o quando si sta per chiudere un'azienda e quindi alzare alto il grido a difesa del lavoro, delle lavoratrici e dei lavoratori. Noi dobbiamo avere l'ambizione di difendere in questo comune e nelle piazze il lavoro, ma anche di indicare a chi ha responsabilità più alte quali sono le nostre proposte strategiche per il lavoro. Perché senza la difesa del lavoro e senza l'attuazione del lavoro, il primo diritto della Costituzione, non abbiamo futuro. Abbiamo voglia di fare operazioni di spending review, di assetti economico-finanziari, di tagli, saranno sempre operazioni calate dall'alto. Se noi non ricostruiamo la connessione tra chi lavora e chi ha responsabilità di impresa, che esse siano pubbliche o private, noi questo paese non lo ricostruiamo.
Quindi questa sfida l'ho voluta io personalmente, sarà accolta anche ovviamente dalla giunta, da chi collabora con me, quello di creare un assessore al lavoro, alla gestione della crisi e alle politiche di sviluppo. Sono molto contento di aver affidato questa responsabilità a Enrico Panini, che ringrazio, che ha una storia personale molto importante, iscritto alla fine degli anni 70, poi mi correggerai tu magari nell'intervenire dopo, in quella che è la più importante organizzazione sindacale del nostro paese, la CGIL, con una storia importante nel lavoro, nella scuola e nell'organizzazione. Perché io sono convinto che qualsiasi rivoluzione non si può vincere senza organizzazione. E siccome noi stiamo avendo l'ambizione di proseguire la rivoluzione governando, e poi la vera rivoluzione, perché la rivoluzione nelle piazze è un po' più semplice che farla nel governare, ci serve tanta organizzazione, tanta esperienza, per noi che ne abbiamo molto poco. Quindi sono contento anche di questa proiezione nazionale della nostra città, perché che dicano i nostri detrattori, che sono diversi dai critici, perché i critici noi li amiamo molto, i detrattori un po' meno, Napoli sta riconquistando una immagine non legata all'effimero, ma alla sua storia, alle sue capacità straordinarie a livello nazionale e internazionale. E noi su questo ci giocheremo una partita fondamentale. Napoli è una città d'Italia e del mondo, quindi avere l'ambizione, e siamo molto contenti del fatto che una persona come Panini abbia scelto di venire a Napoli per una sfida che ha anche molti rischi, oltre a tante opportunità, perché questa è una sfida che non si sa come finisce, visto che siamo contro determinati poteri. Poi sono arrivato, che mi assumo ovviamente la responsabilità da solo, senza condividerla nemmeno con la mia giunta, perché queste sono responsabilità, poteri che attengono al sindaco, perché com'è la legge elettorale, quindi è giusto che il sindaco non si faccia scudo di nessuno e nello stesso tempo si assuma fino in fondo queste responsabilità. Altra cosa è la capacità di ascolto, io ne ho tanta e ne voglio avere ancora di più nei prossimi mesi. Io ho ascoltato tanto e se oggi sono arrivato a questa decisione ovviamente non perché è un capriccio del sindaco, ma perché ho ascoltato tantissimo. Sono arrivato alla necessità di un cambio in uno di quelli che sono gli assessorati più importanti, anzi considero l'assessorato al bilancio, alla finanza e alla programmazione l'assessorato più importante, non me ne vogliano le amiche e gli amici di giunta, ma è così. Oggi io non intendo, ovviamente risponderò alle domande, ma non intendo avviare una riflessione sul passato, perché a me interessa il futuro, cioè a me interessa quello che accade da oggi in poi. Evidentemente se faccio un cambio c'è stato qualcosa che non è andato, questa è la palissiana. Io credo che bisogna mettere in campo una serie di iniziative strutturali molto importanti che facciano uscire Napoli dalla quotidiana emergenza sul piano economico-finanziario. Su questo c'è bisogno di uno scatto di reni, cioè sulla capacità di creare relazioni, interconnessioni, capacità di avere creatività che non sia quella tremontiana, ma sia una creatività fondata su dati di fatto e su capacità, quella di migliorarsi sulla lotta all'evasione e sulla capacità di riscossione delle entrate, di valorizzare il patrimonio immobiliare, di andare più veloci sulla ristrutturazione e riqualificazione, fusioni e quant'altro che già sapete delle società partecipate. Insomma, c'è bisogno di mettere una marcia in più. Per fare questo io mi sono affidato, una riflessione ovviamente che è stata lunga perché oggi per me è una giornata difficile sul piano umano, non sul piano politico, perché fare dei cambi, io mi auguro di non perdere mai nella mia vita politica il fatto di mettere
l'aspetto umano prima ancora di quello politico, quindi non è una visione facile, perché ieri sera ho un lunghissimo colloquio di diverse ore con Riccardo e Alfonso, quindi sono passate poche ore, ovviamente il momento per me non è facile, ma ho riflettuto a lungo, quindi politicamente non c'è nessuna incertezza in questo momento, ma c'è una fortissima convinzione della scelta politica che ho fatto, quella di affidarmi anche in un momento così drammatico, da un punto di vista economico-finanziario, se è ben chiaro, a una persona che conoscesse fino in fondo questi uffici, in particolare gli uffici del primo piano dell'assessorato al bilancio, una persona che non dico immediatamente, perché ovviamente bisogna entrare dentro ai meandri degli uffici, ma che sia in grado di comprendere immediatamente quali sono le priorità, le esigenze, i bisogni e le iniziative da mettere in campo. E ringrazio il dottor Salvatore Palma, che ha fatto anche lui una scelta molto difficile, quanto presidente del revisore dei conti, persona insomma che conosce perfettamente quali sono i conti di questa amministrazione, ed è per questo che ancora maggiormente lo ringrazio. E poi lo ringrazio, così come Enrico Panini, per un altro fatto, e qua viene l'intuito, non viene l'analisi politica, che ho percepito nei loro sguardi e nei colloqui che abbiamo avuto brevi in queste ore una grande voglia di immediatamente calarsi in questa avventura. Questo è quello che io volevo vedere, perché di competenze per fortuna ne abbiamo tante, non è che le competenze sono solo Panini e Palma, ce ne sono e probabilmente ce ne potrebbero essere anche di migliori, non me ne voglio, ma oggi chi fa la differenza qua è chi ci mette la carica umana, cioè chi viene, si rimbocca le maniche e dice io ci sto, non faccio più l'osservatore ma ci sto a risolvere insieme a te sindaco, insieme alla giunta, ai nostri dipendenti, ai nostri dirigenti, ai nostri funzionari, ai nostri cittadini, a uscire fuori da questa situazione, e ne usciremo. E questa convinzione, che non è l'ottimismo della superficialità o della irragionevolezza, ma è l'ottimismo proprio di persone che conoscono come si può uscire anche dai momenti di crisi, e perciò lo ringrazio anche per essere lui napoletano come me, quindi di affrontare una sfida così complicata. Ovviamente il mio non è una bocciatura di Riccardo D'Alfonso, che come voi sapete era l'unica persona che avevo scelto in campagna elettorale come assessore, ed è per questo che oggi sono anche comunque turbato sotto il profilo umano, però il sindaco ha la responsabilità di cercare di fare la scelta migliore, poi sarà la storia a giudicare se uno ha fatto una scelta positiva o negativa, non sono le valutazioni del momento. Io ho pensato e riflettuto molto, non è una bocciatura, ma credo che oggi c'era bisogno di un cambiamento forte. Questa decisione che ho maturato in un anno, il momento storico difficile rendeva inadeguata quell'esperienza. In un momento ordinario probabilmente non saremmo arrivati a questo. Io mi aspettavo, e quindi oggi mi aspetto moltissimo, da chi ha la delega al bilancio, in termini anche di proposte innovative. Nei momenti di crisi è sull'economia che si fanno le scelte più importanti,